Benvenuti a Imprese Quotidiane. Nella puntata di oggi ci troviamo alla stazione di servizio Carsier di Arsier in compagnia di Beppino. Quindi già il nome ci ha detto tutto, vero? Sì. Buongiorno, tanto. Sì, io sono il gestore dell'attività e gestisco l'attività dal 2008. Sono subentrato mio suocero, che praticamente l'aveva presa dal suo papà, quindi il nonno di mia moglie, e ora sono qui a gestirla io. Quali sono stati i cambiamenti negli ultimi anni? Cioè, cosa si è modificato? Soprattutto nel settore turismo, visto che voi qui vivete anche di quello. Ma il settore turismo ultimamente è in forte declino, soprattutto qui ad Arsier. Io fortunatamente ho attirato dei clienti perché sono riuscito ad abbassare i prezzi di vendita, perché faccio parte di un consorzio che abbiamo fondato 2 anni fa e praticamente questo consorzio conta circa una ventina di consorziati. Questo ci ha permesso di acquistare sul libero mercato con prezzi molto vantaggiosi e quindi riusciamo a rivendere al cliente vantaggiosamente. E quali servizi offre agli abitanti del paese? Ma la mia stazione di servizio sostanzialmente rifornisce le auto e poi vendo anche gas in bombole. E poi un po' di contorno quello che riguarda gli accessori auto. E lavora anche con i paesi vicini, vero? Non solo con Arsier? Sì, la mia stazione di servizio vive fortunatamente anche dell'afflusso dei clienti di zone limitrofe. Quindi è soddisfatto del lavoro di questi ultimi anni? Ultimamente sì, pienamente. Il 2015 è stato l'anno storico come vendite. Sono cresciuto molto, ho fatto un più 17% rispetto al 2014. Grazie mille Beppino, in bocca al lupo. Grazie per a tutto. Voi, grazie a tutto. Per la puntata di oggi è tutto, ma noi ci vediamo domani sempre con Imprese Quotidiane.